E Folignate, Elisabetta Piccolotti di Sinistra Ecologia e Libertà torna a chiedere a gran voce le primarie di coalizione nella cittadina della Quintana. Noi chiediamo le primarie come abbiamo sempre fatto, siamo infatti un po' preoccupati dai segnali che vengono dall'UDC e da parti, diciamo, centriste della politica cittadina che continuano a dichiarare i giornali che faranno parte della coalizione di centro-sinistra. Come sempre questo ci vede, diciamo, contrarie, perplessi rispetto a uno spostamento, diciamo, a destra dell'asse delle politiche cittadine. L'assessore Piccolotti, insomma, non vuole la continuità, ma un cambiamento per la di Folignate. Anticipa che venerdì prossimo terrà un'assemblea con tutti i suoi di Con la modalità e gli effetti con cui abbiamo purtroppo dovuto avere dei contrasti in questi 5 anni. Lo dico perché su molte questioni partecipate, penso ad esempio a Bus SPA, la posizione di Sinistra Ecologia e Libertà è quella che in questi luoghi vadano messi ad esempio dei tecnici con comprovati curriculum e non dei politici a guardiania di assetti. Per cui anche questa è una discussione che con il PD dobbiamo fare prima delle primarie, perché è necessario stilare un programma comune che deve essere molto chiaro di cambiamento e di svolta. Ecco, come giudica, assessore, quello che è accaduto all'interno del PD per la scelta del candidato alle primarie? Io credo che sia un'occasione persa di confronto per la città. Il Partito Democratico è un grande partito dove convivono correnti e sensibilità molto diverse. Sarebbe stato bene che queste sensibilità avessero potuto svolgere un dibattito pubblico sui contenuti e sui programmi. Invece, purtroppo, come al solito, si è preferito percorrere la strada degli accordi interni che sono un po' opachi e oscuri ai cittadini, e questo credo non sia un vantaggio per la coalizione, ma semplicemente, diciamo, un passaggio che restringe gli spazi di democrazia. Per concludere la riunione di questa sera, praticamente il centrosinistra di Foligno è ad un bivio. Sì, credo che siamo ad un bivio e questa riunione è fondamentale, tanto che ho già deciso di convocare tutti i miei sostenitori in una grande assemblea per venerdì 7 marzo alle ore 21 presso l'Hotel Le Mura. Sarà un'assemblea aperta a tutta la città perché, appunto, siccome il bivio è piuttosto delicato, al contrario di quello che fanno in altri partiti, io voglio decidere che cosa fare insieme a tutti i miei sostenitori e ascolterò la voce di tutti i cittadini. E restando